Panico per tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovissimo video, ovviamente della serie Paladino, ovviamente Panico HS. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi, commentare, mettere like. Continuiamo con la nostra guida del Dragon Pairing, che ci sta dando soddisfazione, sta ammazzando qualsiasi mago esista. Vi faccio vedere la lista, forse potrei aver modificato qualcosa, ho messo pacificatore Alda, lo spadone, comunque dai, comunque abbiamo più modo di tardare, è molto più comodo, però comunque la lista è sempre questa, non è cambiata tanto di tanto, quindi ragazzi... fortissimo ovviamente, e noi continuiamo con il nostro Dragon Paladin a vincere tutta la ladder. Siamo a Platino 2, quindi non è un rank di merda, perché tra poco arriviamo 10 amanti, siamo anche per 2, quindi sarà una cavolata ragazzi. Cominciamo subito, via. No, aspetta qua, no aspetta, ho failato l'intro, ho failato tutto quanto, ok? Dragon Paladin fatto, via. Attenzione, siamo contro Uther, il nostro avversario che non so se sia bene o male, dipende se è il big o l'altro. Ovviamente se è quello combo penso che abbiamo un po' più di difficoltà, ovviamente. Ovviamente se è quello combo, per sicurezza è meglio avere sempre una consacrazione, in modo da poter, diciamo, rimuovere tutto, tutta la situazione. In verità è anche buono perché sono tutti imbersagliabili, quindi comunque il mago, il druido ha solo rimozioni. Quindi vediamo adesso come svolge la partita. Speriamo non faccia coin e due cristal. Ah ok, penso sia, come si chiama? Ah, finalmente almeno un po' di variante. Penso sia quello con la quest, quindi comunque meglio così, possiamo giocarci lentamente, possiamo fare tutte le nostre porcate. Comunque tutto qua è un deck lento, però se guadagna tutta value in late, che dopo la versione non può far nulla. Qua suoniamo la campanellina, ok, ce l'ho trada, perfetto. Andiamo ovviamente di esploratore di bronzo per poi 4 e poi 5 di lui con l'oratore dei draghi, a meno che giocate strane. Cambiamo subito, giochiamo ovviamente lui ancora più forte, lui veramente forte. Ok, dopo io spererei che vada o su di lui, che sarebbe il top, non su di lui. Ok, addirittura fa coin e lo trada, vabbè, fa una giocata strana. No, intanto, anzi, io se fossi stato lui non l'avrei tradato, perché comunque se tu me lo tradi mi stai dando un buff a un altro ciccione che ti giocherò dopo. Ok, mi ha giocato lui, va bene, allora mi sa che butterò lui, dai, quello buffato, quindi comunque meglio di niente. Ok, adesso qua non so effettivamente che cosa giocare. Penso che sai, potrei andare di o di zero, lui andrò di zero. Turno dopo buffiamo tutti, abbiamo 1, 2, 3, 4 draghi, barra 5, se ne peschiamo un altro buffati, e quindi veramente ragazzi sarebbe molto forte. No, potrebbe essere un classico druido normalissimo. Buffiamo tutti i nostri draghi di 3-3, ah, ora sì, ora veramente abbiamo potenza. Adesso qualsiasi cosa buttiamo gli facciamo male, perché tanto lui non può neanche bersagliarli questi qua, questo. Ottimo, va bene. Comincia già a giocare roba lui subito, di turno 7, così lui ha già tutte le carte per giocarlo, ovviamente. Ovviamente fortissimo, direi. Vabbè, se non becca roba con taunt, preferisco. Va bene, scarta tutti i servitori, per favore. Perfetto, il primo l'ha scartato, il secondo pure l'ha scartato. E vai, la grande. Ok, ottimo, speriamo non abbia taunt. Ok, ragazzi, direi che siamo in carreggiata. Ok, perfetto. Questo ovviamente lo tradiamo. Giochiamo subito lui, andiamo di lui e tradiamo lui. Ok, perfetto, ok. Secondo me, non dico che abbiamo vinto, non voglio gufarmela, però siamo veramente... Si è scartato il primo drago, quello con taunt, e si è scartato Izera. Ha già giocato la tipa quella settimana, quindi ha pescato solo una carta, non penso abbia tante altre carte in mano, comunque avrò dei altri buff sicuramente. Turno dopo andiamo di lui, che è un 10-10, e io vedo dopo come fa. Ha un 8-6 che deve tradare solamente con i minion. Ok, fa 5 danni, ah ok, fa solo 2 danni, ci sta, ok, è giusto. Forte questa, ecco, per esempio adesso io potrei pensare di giocare lui effettivamente. Buono, mamma mia, questa sera 7-15 è fenomenale, va bene. Ovviamente non me lo trada, speravo di tradarmelo, ti tocca andare faccio con lui, va benissimo. Lui pesca, ok, adesso o buttiamo lui e lui. Mi sa che tanto 7-7 o 10-10 cambierà poco. Buttiamoci lui, c'ha anche il buff, va benissimo così. Lui comunque deve tradare un 11-11. Era ovviamente più forte lui per il fatto che non può essere bersagliato, però voglio che mi si passi il potere più volte possibile, perché no, così...
Ok, va bene, lui si recupera di 5, pesca un po', ha bisogno di pescare, noi continuiamo a buttare i ciccioni a ripetizione, così anche se lui magari dopo ci riempie la board abbiamo comunque modo di tradare. Ovviamente abbiamo comunque anche consecration e cose varie, quindi da rimuovere tutto. Ok, ecco, per esempio adesso questo colato non l'avrei potuto fare, non so se pesca magari. No, mi fa 3 danni, ok, vabbè, non è stata granché come giocata, va benissimo, ovviamente giochiamo lui e secondo me non dico che abbiamo vinto, ma... Siamo lì vicino. Non lo so, non so come lui possa fare per recuperare. Ancora un po' indietro. Ok. Va benissimo, sicura di 5. Adesso sicuramente cercherà di trovare qualcosa di buono. Ok, lui perfetto, inutile. Va benissimo. Quello con veleno è un po', mi dà un po' fastidio, ma tanto abbiamo comunque l'arma per tradarlo. Ah, ci avrà i buff sicuramente su di lui che... Ok, gioca ancora lui. Si cura ancora? Sì, tanto gli conviene curarsi. Ok, buono che non becca tanto. Beh, tanto si li cura. Quale dà? Veleno? Sì, ovviamente dà a veleno. E a me mi tocca tradare quello con veleno perché non ho modo. Che no. Oddio, però io non lo voglio tradare quello con veleno. 4, 8. Toccherà fare una cosa del genere. Fare così. Consacrazione. Arma. Un'arma, tradiamo il pezzo. Una volta tradato il pezzo, tradiamo lui. Giochiamo lei. Andiamo faccia. E vediamo lui che cosa fa. E vediamo lui bene che cosa fa. Perché adesso lui comunque è in una situazione che deve per forza tradare. Non può fare altro comunque. Ok, vediamo. Abbiamo un bel 10-10 che lo deve per forza tradare. Ha già... Onestamente, veramente, non penso lui possa più vincere. Ha 5 carte nel Devo mazzo. proteggere la terra. Devo proteggere la terra. Ok, va bene, lui uccide lui. Diciamo, ce lo silenzia. Ok, deve tradarci lui, ovviamente. Farà 5... 4... Ok, buono, forte. Ok, forse non penso traderà col potere eroe. Vediamo che cosa fa lui, il signore. Ok, continua a pescare. Va bene, gioca carta, ci sta comunque. Va benissimo. Ci fa 2 danni faccia. Turno dopo penso che giocherò di sera comunque. Non penso di... Penso neanche di pensarci tanto comunque. Se no potrei giocare anche lui, ma... Potrei aspettare a scontarmelo. Gioco lui. Gioca Izera, lui adesso se la deve vedere con Izera. Ok, cioè, ah, vero, lui ci ha dato. Lui è comunque anche un drago, quindi comunque diciamo che è inerente sempre al mazzo nostro. Ok, va bene, gioca lui. Dobbiamo stare attenti se prenda, come si chiama, il 12-12 che distrugge tutto e si scarta la mano. Perché se ci giochiamo tutti i nostri ciccioni che abbiamo, siamo costretti dopo a... Buono che abbiamo il value trade comunque con per arrivare a 8 mana. Adesso sto cercando di trovare carte. Ok, allora facciamo così, facciamo 1, 2, curiamo lei, penso che non giocherò nient'altro, comunque voglio tornare i draghi in mano per il caso per pescare l'oratore, buonissima questa, penso che abbiamo vinto, lui ormai ha finito le carte, si è già giocato il secondo draghetto, e niente ragazzi, non ha potuto nulla contro di noi, l'abbiamo veramente... asfaltato, non ha potuto far nulla. Questo è tutto ovviamente per il video di oggi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ricordo vi ricordo di commentare, mettere like, condividere il video, farlo vedere ai vostri amici, dire quanto è bello questo canale, dire quanto è forte questo mazzo, il Dragon Palette che sta asfaltando tutti i mazzi nel meta. Quindi noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Panico per tutti, ragazzi. Ciao!